No, io, dopo che l'aspetto da 40 minuti, capito? Noi stiamo aspettando l'avvocato Angiolini. Ma capiti a una certa ora per fare questa rassegna? Oh, via, un attimino. Beh, vieni un attimo. Vieni. Ma questa signora qui, come ti chiami? Presente. Francesca Paperini. Lo dice già il nome. Qui mi sembra di essere tra cartoni animati. L'Angiolini che viene, la Paperini che la difende. No, Pippo è capitato. No, è capitato Pluto. Va bene. Allora. La topa, è arrivata la topolina. Jessica Rabbit è arrivata. Sì, quando avevo 20 anni magari sì. Ora invece che siamo allora, vecchiotti. Entriamo sul vivo. E buon anno, un'altra volta, auguri di buon anno. Può fare la buona Pasqua così se no, non capiti. No, buona Pasqua, no, buon anno. Allora. No, è una cosa ridicola, Leonardo, è ridicola. Ai professori prima gliene vogliono togliere, poi tornano indietro che non gliene tolgono. A parte il fatto che è una vergogna che gli vogliono togliere 150 euro con tutti i soldi che buttano via tra il Quirinale, Montecitorio, il Parlamento, eccetera. Ma poi mi dici che ministro abbiamo qui, questo Saccomanni, ma che quest'altra, ma mi dici in mano di chi siamo? È una cosa ridicola. Siamo ai missili, ti chiami Carrozza. Cioè, Saccomanni, cioè qui veramente siamo al ridicolo. Ma questo perché? Questa è un'altra dimostrazione della potenza del nostro governo. Sì, no. Noi non perché contiamo i Marò, sì, ancora soli. Non so, ve lo ricordate? Sì, sì, che una volta ci presero questi Marò, questi indiani. Sì, roba da matti, dagli indiani. E ancora ci hanno da processare, non è che ci hanno hanno rimandato a fine gennaio il processo. Sì. Però... il ministro degli esteri ha detto tutto bene, ha detto aterosclerotica. Se voleva noi che fosse così. Ah sì, no. Sì, ma quale paese permette una cosa del genere? Se ero l'americano, gli israeliani o tedeschi, lo sai quest'ora quante volte non torno? Scusa, è quella di quelle famiglie, 20 famiglie nel Congo che sono state costrette a lasciare i bambini che avevano adottato e andarsene perché in Italia non sono stati capaci. Ma la nostra ministra lì, cosa con congolese, come si chiama la quella colorata che non si può dire che c'è sta a fare? E anche quella colorata sarebbe di colore, sì. È del Congo, è congolese, non è stata capace neanche andare laggiù a convincere questa gente a lasciare liberi gli italiani e tornare con i bambini. No, questo è un governo barzelletta. Non da tanto là che il microfono ce l'ho io. Ah, scusa, però hai ragione. Anche in America, visto che parlavi dell'America, nell'onda dell'11 settembre sono state scoperte delle truffe. Ma tutto il mondo è paese. A parte che c'è caso che parecchi siano italo-americani. Quello poco ma sicuro. Ma visto che sono stati scoperti finti pompieri e finti poliziotti stressati, io credo che in America li metteranno dentro e buttano via la chiave, perché non è come da noi. No, non è come da noi, no. Vedi, terremoto, tangenti all'Aquila, sulle calecche. Questo qui è una cosa, qui rubano da tutte le parti, tutti i partiti politici, tutti, è tutto rubato. Bisognerebbe metterli dentro e fare un editto del dimmi. Esce, quando il cazzo mette l'unghie. Cioè mai? Questa non l'ho mai sentita dire, cioè mai. Questa è di Uccio e col citrone, molto raffinata. Ecco. Ma veniamo ad Arezzo. Che succede? C'era un'attrice porno e noi non si sapeva. Non lo sapeva col mio La marito, Enger. Se non me l'avrebbe detto. La Eva Enger. E dove può era? Darsi che te l'abbia detto. Ma che lo sapeva? E dov'era? E dice c'è un debito non pagato. A te come avvocato, te non ti di sesso non fai niente? No. Non ti occupi? No. Cioè, debito non pagato che... Dice che hanno fatto un film, no? Ah, ho capito. A parte che... Ma non c'hanno altro da pubblicare. Nel senso, meglio parlino della Enger che delle inculate che da Fanfani. Si deve parlare di sesso. No. Teoria di Fanfani che ha detto di questa cosa, non si sa, della Enger. Fanfani perché non... fa l'avvocato anche lui, Non si... Fa l'avvocato anche? Sì, penalista. Oltre a... Sì, fa l'avvocato penalista. Quindi oltre una cosa al cuoco. Sì, pittore. Al cuoco, il pittore, scrittore. Scrittore, mentre il sindaco le fa tutte. E fa anche l'avvocato. Anzi, faccia prima l'avvocato di fare il sindaco. Era meglio se continuava, per Aretini. Comunque, tanto ormai si è avuto. Che vuoi dire a Eva Enger, insomma? Niente, ma che cosa vuoi che gli dica? Quando andò a fare il provino Tramontana...
Tramontana, lo conosci Tramontana? No, chi è Tramontana? Noi siamo avuto ospite Tramontana, Giancarlo che andò a fare il provino da Rocco Siffredi. E non aveva il pisello, che non era un granché lungo, che tornò a Angiarese, gli disse: come è andata Tramontana? Disse: ma ci ha messo il regista, ha detto per le scene girete col parletto è stato il meglio. E certo, per le scene d'azione gli mancava Dudetti. Che comunque Agliari sono buffi, eh. Non ho capito però se erano Dudetti per così o per così. Beh, va bene, c'è altre notizie di Arezzo? No, solo questo? No, no, non c'è. Figuriamoci. Siamo arrivati ai saluti. Ai saluti. Addio al veleno, c'era questa Arezzo Fiere che è rimasta sì, recapitata. Allora, no, bene. A noi che ci sia uno o quell'altro. Sì, sì. No? Senti, io poi volevo dirti questo, che per un po' di tempo sarò assente. No. Perché mi devo operare quest'altra settimana. È vero? A un piede, sì. A un piede? Sì, 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 in operazione. Capito, un po' delicata. Si piglierà qui in su. No, è che non posso camminare, non posso appoggiare il piede. All'ospedale? All'ospedale no, che ci sto poco, ci sto giorno. Verrai a casa? A casa. Va bene, allora quest'altro si faranno da casa, da va casa. Bene. Certo. Quindi mi devo operare, Leo. È perché c'hai il piede di porco, eh. Arrivederci, è meglio arrivederci.